con grande piacere che annuncio oggi la mia ascesa in politica come assessore alla cultura e aspirante sindaco. Questo perché, dopo attenta riflessione, ho concluso che lavorando troppo in campo artistico rischio di sputtanarmi. Al contrario, se lavoro in politica faccio il bene della comunità. Passo ora ad illustrarvi i punti fondamentali del mio programma amministrativo. Darò la possibilità ai giovani artisti di crescere. Ovviamente io mi toglierò dalla scena, perché con la mia straordinaria creatività rischierei di oscurare le nuove leve e potrebbero rompersi i coglioni ancora prima di iniziare. Promuoverò Ita, una mia creazione in cioccolato che rappresenta l'Italia in miniatura, che ho pensato per celebrare l'anniversario del 150° dell'Unità d'Italia. Visto che l'Italia possiede più del 60% del patrimonio artistico europeo e viene tutto utilizzato in modo molto discutibile, io ho pensato di fare il contrario, aumentare la quantità di pubblicità del paese e finanziandolo chiudendo qualche museo e vendendo a privati qualche famosa opera d'arte e vaffanculo. Visto il mio altruismo a lasciare la scena ai giovani artisti, passerò personalmente famiglia per famiglia a raccogliere firme affinché l'amministrazione pubblica mi conceda uno spazio istituzionale dove adagiare tutti i capolavori creati nel corso di anni di duro lavoro.